Max, ciao. Buonasera. Innanzitutto, ben arrivato a Opera. È la prima intervista che ti facciamo, la prima tua esperienza a Opera, insomma, con questa squadra. E grande vittoria questa sera. Allora, hai avuto un inizio strepitoso. Nel mezzo c'è stato un lieve calo, però poi, vabbè, il tapin finale, grande gesto atletico, peraltro, noi siamo abituati a vederti saltare, salti come un grillo, quindi eccezionale. No, è stata una partita molto dura. Gli arbitri hanno arbitrato, sembrano due partite diverse. All'inizio erano molto attenti ai contatti giusti. Dopo si sono un attimo persi a guardare passi. Ormai hanno fischiato due Ah, passi, sì, ne hanno avranno continuato. fischiati quattro. Sì? Io sono 10 anni che gioco in giro per l'Italia, è la prima volta che mi succede una cosa così. Quel movimento lì è Così uno tanti dei miei fischi? movimenti. Esatto, ma così tanti fischi dici nella stessa partita? Sì, così tanti fischi nella stessa partita e così tanti sullo stesso movimento che sono tanti anni che faccio, non mi hanno mai È il tuo fischiato. Sì, movimento? sì. È il tuo, ma non so, beh, ma questi due. Boh, vabbè. Ma è andata molto bene, la squadra però ha Sì, reagito dai. benissimo, la difficoltà, siamo rimasti uniti. Ricordo una palla persa sanguinosa a pochi secondi dalla fine, Vela ha fatto un aiuto sul pick and roll strepitoso, passi per fortuna a loro, palla Ah, nostra, è abbiamo l'ultimo vero, tiro, è stata una gran bella partita, sono molto contento. assolutamente, assolutamente. Ok, ti ringraziamo, ti lasciamo andare a fare la doccia. Grazie, grazie Ciao mille, Max, ciao. ciao. Buonasera. Coach Trazzi, buonasera. Sei Buonasera. da pochi minuti conclusa la partita contro Opera, partita molto avvincente, comunque giocata quasi alla pari, poi fino alla fine, l'ultimo secondo, poi si è risolta in questo modo, con questo tap-in. Però comunque giocata ad alti livelli, da entrambe le parti, ecco, comunque abbastanza equilibrata fino appunto a un tempo supplementare, quindi. Equilibrata, purtroppo abbiamo avuto un approccio alla gara un po' difficoltoso, come anche sabato scorso con Lumezzane. Poi abbiamo fatto un secondo tempo di altissimo livello, soprattutto a livello difensivo, dove abbiamo chiuso tutto. Mi dispiace che purtroppo abbiamo sprecato molti possessi, abbiamo sprecato nel finale, che potevano essere quelli Decisivi. decisivi. E poi c'è stata una decisione arbitrale, secondo me, da mania di protagonismo, perché togli un possesso quando non c'è assolutamente bisogno. Insomma, non penso che fosse stato 5 secondi, potremmo essere lì a rivederla, ma anche se fosse stato al limite, hanno input di attendere, di avere più pazienza su quelle cose lì. Una Ah, la fischiata. rimessa, dice la rimessa che hanno fischiato i 5 Sì, secondi. perché lì la partita era finita, la palla era finita in mano Marchetti, la partita era finita lì alla Sì, fine. certo. Quindi mi dispiace che vogliano trovare sempre una mania per rendersi protagonisti quando invece sono solo i giocatori in campo. Gli arbitri, assolutamente. E quindi niente, nessuna colpa ovviamente ai suoi giocatori, anzi, No, no, no. assolutamente. Coach, settimana prossima invece che partita affronterete? Abbiamo Voghera in casa, A casa. l'ultima prima della sosta, Esatto. partita comunque complicata, una buonissima squadra che fino adesso non ha fatto magari grossissimi risultati, però è lì e è piena di giocatori di talento e quindi non sarà una partita facile, insomma, ecco. Mi dispiace non andare via da Opera con i 2 punti. E poi ci sarà la sosta appunto per il Natale, per le feste, poi dopo si riprenderà. Ok, la lasciamo andare, coach. Grazie, Grazie mille, buonasera. ciao. Coach Gagliano, Ciao, ciao. buonasera, ciao. Buonasera. Partita conclusa, tempo supplementare. Cioè, si è rivisto l'incubo Lumezzane, così è passata la nuvoletta e quindi è andata. Guarda, strafelice, strafelice per come è andata la partita, per la vittoria. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché Due punti. l'ultima 2 punti d'oro, abbiamo fatto un primo tempo secondo me super, veramente abbiamo giocato una gran pallacanestro. Loro poi hanno cambiato qualcosa nel secondo tempo, ci hanno battezzato un pochino più da fuori con gli esterni, abbiamo fatto fatica a entrare in area e lì devo dire che siamo stati poco lucidi a incapunirci, a fare sempre gli stessi errori, ma sono veramente contento perché dietro comunque non abbiamo mai mollato anche quando per 2-3-4 azioni di fila non riuscivamo a fare canestro. Questo veramente bravissimi ragazzi. Credo che sia giusta la vittoria perché siamo stati avanti per tanto tempo. Esatto. Abbiamo Infatti, chiedo scusa, buttato. infatti avanti per parecchio tempo, appunto anche di una decina di Sì, punti sì. più o meno. Poi
Poi loro hanno fatto un break, probabilmente c'è stato un nostro calo, comunque loro sono, ci hanno fatto questo piccolo break, anche perché nel terzo quarto abbiamo fatto 6 punti. Poi tu probabilmente, chiamando il minuto, hai chiesto qualcosa, hai chiesto alla tua squadra, ai ragazzi, di reagire o comunque di ragionare, di... Paio di occasioni abbiamo trovato fiducia, sicuramente dando la palla sotto a Fuse, che ha fatto un canestro stra importante, che ci ha riportato più uno. E poi devo dire che è stata una partita sui nervi alla fine. Credo che gli abbiamo fatto un grandissimo regalo, perché avevamo la palla in mano a 16 secondi alla fine col cronometro fermo e abbiamo perso palla lì, loro potevano fare solo fallo e insomma siamo stati parecchio ingenui là, però devo dire che poi il cuore di tutti dei ragazzi è stato fantastico, perché a 8 secondi dalla fine recuperare quel pallone sulla rimessa e vuol dire che c'è fame, che c'è voglia di fare bene, che c'è voglia di vincere. E questo sono solo contento, perché abbiamo fatto una partita nel secondo tempo in salita, non riconoscendo alcune situazioni tattiche, però devo dire che le motivazioni, la testa e il cuore ci ha dato quel qualcosina in più, e di questo devo solo ringraziare i miei giocatori. Certo. Daverio, questa sera cosa sei infortunato? Nicolò, quest'anno è una via cruce, ma è normale, Nico ha un problema al tendine, credo che starà fuori fino a Natale, e quindi bravi anche i ragazzi, perché avevamo una rotazione in meno, però stasera abbiamo buttato dentro nella mischia Andrea Di Simone, un altro 98 che ha tenuto bene il campo anche per un minuto e mezzo. Vediamo in settimana di capire bene che cos'ha, ma credo che prima del nuovo anno non lo rivedremo in campo. Quindi settimana prossima, l'ultima prima della pausa, chi incontriamo? Abbiamo Sarezzo domenica prossima, partita che chiude quest'anno. Credo che dobbiamo chiudere col botto, nel senso che un regalo di Natale. Comunque nelle ultime partite abbiamo fatto 4 vinte, 5 giocate, 4 vinte, una persa, quindi siamo in striscia, dobbiamo cavolcare questo momento, dobbiamo andare a Sarezzo consapevoli che sarà una partita tosta, perché Sarezzo non è messa a una classifica un po' preoccupante. Però la strada l'abbiamo trovata, la strada è quella della serenità, del divertimento, del giocare insieme. Stasera l'abbiamo un po' persa, ma non era facilissimo, dobbiamo proseguire su questa strada. Poi se vincono gli altri è perché sono più forti, noi stasera abbiamo vinto perché ci abbiamo messo qualcosina in più. Assolutamente, ok, grazie mille. Grazie a voi. Ciao, grazie.